sindaco di Maiano mi ha telefonato per dirmi che quest'oggi si sarebbe data la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che sarebbe venuto, consentitemelo, l'ingegner Giovi, Gioacchino Giovi, figlio del mio vice commissario del Friuli dell'Impegno. Ho pensato che non potevo mancare, che sarebbe stata una grave mancanza non essere qui in un momento così importante per me, perché il riconoscimento ai Vigili del Fuoco, il riconoscimento che condivido, apprezzo e ritengo indispensabile, per me e perché per un corpo di Vigili del Fuoco che l'ha detto Giorgio in modo perfetto. Giorgio ha descritto la Protezione Civile. La Protezione Civile è un sistema in cui il corpo del Vigili del Fuoco è elemento centrale, ma non è l'unico elemento del sistema. È un sistema complesso che parte dal soccorso tecnico urgente e arriva fino alla ripresa della vita economica e sociale. Non basta metterli nelle tende, bisogna che i paesi ricomincino a vivere in attesa della ricostruzione. Il Friuli in questo senso è un modello, perché qui è nata la Protezione Civile, perché hanno lavorato componenti diverse, ma il corpo dei Vigili del Fuoco è stato il corpo centrale, è stato il mio vice commissario vicario, insieme al prefetto Spaziante, al prefetto di Pordenone, al generale Rossi dell'Esercito, il mio vice commissario vicario era l'ingegnere Alessandro Giorgio. Proprio perché vedeva e voleva indicare nel corpo dei Vigili del Fuoco l'elemento centrale, e poi anche perché senza Giorgio mi domando sempre se ce l'avrei fatta. Giorgio aveva una calma, una capacità di tenere sereno un ambiente che in quei momenti può diventare molto elettrico, e anche una determinazione nel fissare gli obiettivi e nel raggiungerli estremamente importanti. Signor Prefetto, io devo dire di qui, io non avevo un ufficio, stavo nella stanza del prefetto, non so se era da te, con una scrivania di fronte al prefetto Spaziante. C'è ancora, un giorno devo venire a vedere, perché ho nostalgia di quell'anno difficilissimo. E devo dire che il modello Friuli non è solo un modello di concorso generale, è anche il modello che si basa su una scelta fondamentale: mettere i sindaci al centro di tutte le operazioni, dall'emergenza alla ricostruzione. Io dico il Friulese, ma se nel terremoto dell'Italia centrale avessero fatto questa scelta di mettere i sindaci al centro del sistema, della... Anche se tutti mi dicevano che ero matto, che i sindaci poveretti come fanno ad affrontare l'emergenza, le costruzioni, a guidare le forze armate che gli vengono assegnate, i vigili del fuoco, ma come può essere? E dissi, se non ce la fa, vuol dire che abbiamo fallito tutti. E difatti ce l'hanno fatta. E ce l'hanno fatta poi sul modello Friuli, anche in Irpinia, cioè quello di guidare dalla fase dell'emergenza fino alla ricostruzione tutta la loro comunità, perché nessuno come il sindaco e l'amministrazione comunale, che sta al centro del rapporto con i cittadini, è in grado di interpretare la volontà della sua comunità e di guidarla verso la rinascita. Vedete, tutte le volte che vengo qui io provo un senso di grande gratitudine per la gente del Friuli, per i sindaci. Io tra poco mi lascerò, perché voglio andare a ricordare dei sindaci che non ci sono più, perché vedete abbiamo anche avuto molta gente, l'abbiamo persa per strada, gli anni sono passati, 42 anni, oggi si sono ricordati i morti del Friuli. Io ricordo, l'ho visto nel film, la tragedia angosciosa del cimitero di Maiano con quella distesa di bare che dava la sensazione di una comunità disperata. Eppure quella comunità si è ripresa, signor sindaco, adesso lei ha una comunità vigorosa, guida una comunità rinata e vigorosa. Però io ho notato una cosa venendo qui, che i giovani che non hanno neanche vissuto quel periodo, di quel periodo hanno un ricordo tramandato dalle famiglie, dai parenti, da coloro che l'hanno vissuto e che sentono il dovere di trasmetterlo alle generazioni successive. Vedete quel film del Vigile del Fuoco che vi hanno presentato, è un film bellissimo, purtroppo voi avete potuto mettere uno spezzone. Quel film venne
il regista di quel film era l'allievo di Leone, del grande regista. Difatti, i commenti musicali, se voi li andate a riascoltare, sono i commenti musicali tipici dei film di Sergio Leone, perché era un ragazzo che faceva il vigile del fuoco, di leva, lui faceva la leva del corpo del vigile del fuoco, e io ho avuto occasione anche di incontrarlo quando girava per raccogliere il materiale, e gli suggerì una cosa sola: di riprendere una scritta che nei primi giorni del terremoto io vidi sulle nuvole di Gianluca. E voi l'avete vista, perché è proiettata. I vigili del fuoco hanno visto, hanno pianto, filmato uno per tutti. Vedendo quella scritta su quel muro, io mi sono detto: ma se un vigile del fuoco, abituato a incontrare la morte, il dolore, la disperazione, mantiene una tale sensibilità umana da arrampicarsi sul qualcosa per scrivere questa testimonianza su quel muro, quello è rappresentante di un grande corpo, perché un corpo di grande, con grande professionalità esercita le sue attività, ma nello stesso tempo ognuno ha nel cuore la sensibilità del cittadino migliore che sente e soffre la sventura dei fratelli e degli amici. Allora ho detto: senta, questo ragazzo che veramente mi piaceva per come stava montando quel bellissimo, forse il più bel film sui terremoti, gli disse: guardi, quella frase la metta nel film, perché è la frase che testimonia quanta umanità ci sia in un corpo di alta specializzazione tecnica. Lei, stile sindaco, ha ricordato che un'altra cosa importante di quell'emergenza, ha parlato dei vigili del fuoco della Jugoslavia e di altri paesi. Noi abbiamo avuto per la prima volta, in una grande emergenza, il concorso della comunità internazionale. Il primo battaglione del genio della montagna a Bundeswehr era accampato a Osoppo, a Gemona, e lavorava a rimuovere le materie di Osoppo, le macerie di Osoppo. Il primo battaglione canadese della NATO, che sta in Germania, stava a Benzone, e quindi noi avevamo una presenza di corpi, di vigili del fuoco, di forze armate di tutti i paesi europei. Oggi chissà perché si parla di aumento della collaborazione internazionale, non si usa più, perché allora non ci sentivamo, anzi ci sentivamo orgogliosi di mostrare la capacità italiana e di collaborare con gli altri e di imparare tutti insieme un'operazione di questo tipo. E io devo dire una cosa, ve la dico, concludo, perché so che gioca un aereo un po', non la voglio far perdere. Voglio dire una cosa: una delle cose che più mi hanno commosso è quando al campo Moretti, vigili del fuoco, salutavano il primo battaglione del genio della montagna della Germania federale. Quella sera il colonnello Esploten, che è un gigante alto 2 metri, io poi sono dovuto andare a dargli un'onorificenza, la commenda, e mi spiegavo che dovevo mettergli la medaglia al collo. Ero alto 2 metri, mentre passavamo in vista le truppe, gli dicevo: ma se passa lui o salto io? Arrivato in fondo alla sfilata, uscì un soldatino tedesco con una scaletta, con le scalette ribaltate, aveva già preso le misure, me la mise davanti e riuscì a mettere la cosa. Ma quella sera, nell'incontro al campo Moretti, alla fine della cena e dei convenevoli, mi sentì dire da lui, disse pubblicamente: noi invidiamo una cosa all'Italia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e vi meritavate tutta questa solidarietà e questa ammirazione. Grazie.